Mi davanti per far vedere questo grafo. Cioè perché per farlo vedere tutto, va bene? Dai, qui c'è la colazione. Le mie bombe non sono queste. Dove siete in chiamo? Vai. Beh, dove siete in chiamo, no? Perché qui dobbiamo pure farlo vedere. Vai, va bene. Ah, aiutami con la parte. Altrimenti si scappa di tutto. Se viene a tenermi me lo spiego io. Sì. Ecco, vieni. Ecco, questo è stato fatto la notte dell'anno a Dakar, 2 anni fa. Abbiamo fatto questo tutti insieme. Questo è il segno del Mali, quello è il segno della Mauritania. E ognuno ha fatto un segno della sua. Ma questo che è il segno più importante, questo, la coda, va così, questa è la testa del serpente, questo segno è di Giù, che è un grande artista del Senegal, ed abita a Dakar, a Medina, e ha preso questo nome Giù dalla sua tribù. E adesso lo voltiamo. Tieni. Eccolo. Questo è il nome di Diane, che è del Mali. Vedi? Questo l'ha fatto Langostena, che è anche lui un pittore ed è una personalità molto importante di Plexus, si chiama Langostena. Quando siamo andati all'isola di Goree e sapevano che sarebbe venuto Langostena, allora un gruppo di persone di Goree erano ad aspettarlo con la musica e nessuno se lo aspettava perché tutti lo conoscono. Ed è un artista libero, pittore, vedi, questo è il suo serpente. Lo abbiamo fatto insieme esattamente la notte dell'anno. E la mattina di Capodanno siamo andati a Goree, alla Maison des Esclaves. E abbiamo alla casa degli schiavi, non per chiedere perdono, perché non si può chiedere perdono di queste cose che non riguardano noi, ma siamo andati a salutare, a guardare. Dalla casa degli schiavi sono stati venduti in neanche 2 secoli più di 24 milioni di schiavi. È tutta una lunga storia. Mentre vendevano gli schiavi dalla casa degli schiavi, un poeta, mercante di schiavi, nelle stanze sopra, lo sai, scriveva delle poesie, neanche brutte. E nella casa degli schiavi c'è una porta sul mare, si chiama la porta dalla quale non si ritorna. Quando gli schiavi stavano male, erano ammalati, li buttavano da questa porta. E sai perché poi non cercarono di farli star meglio? Perché quelli che compravano, quando vedevano meno schiavi, pagavano di meno. E per questo diminuivano questo massacro spaventoso. Cominciato da, non soltanto dagli olandesi, dagli inglesi, via. La schiavitù di compera è continuata nella Mauritania fino a pochi anni. Abbiamo fatto questa performance. Allora, il serpente ve lo è, lo stampo? Quello di bianco e nero? Questa è una stoffa, sì. Uno stampo. È una stoffa che io ho comprato a Dakar. E alziamo che ti dico perché. Ecco, mettila così lunga, così alta. No, che si vede il serpente bene. Ah. No? Mettila così alta. Questa forma, questo serpente, è il cobra.
Ora noi veniamo ognuno qua con il nostro serpente, che vuol dire il nostro, la nostra stimolo, la nostra spinta, e però il serpente è simbolico ma anche figurativo. Shakespeare dice: sii tu candido come la colomba, puro come il serpente, non sfuggirai alla calunnia. Il serpente è la purezza. Ah, io scelgo il cobra perché il cobra può paralizzare con lo sguardo, non ti aggredisce, ti ferma, e perché mi sembra importante fermare. Il cobra ti ferma, non ti assale. Se ti allontani e non aggredirai, il cobra non ti aggredirà, però riesce nello sguardo a fermarti. Allora io, come segno, come simbolo del serpente, preferisco il cobra perché prima ti guarda, cioè non ti aggredisce, è soltanto se tu attacchi. Gentiluomo. Gentiluomo, è il più temuto, perché se il cobra ti aggredisce non ne saprai più niente di che cosa è, no? E poi che altro? E c'è questa, il segno nostro, il segno di Plexus è il serpente, che è anche la ricerca, è anche è anche questo modo di... Io ho detto, devo mostrare questo, che oggi è il mio vestito, è il mio drappo, che è stato anche quel giorno che siamo andati a Gorè, questo drappo. E allora ho detto, non ho niente. E allora lui, come ti chiami? Io? Sì. Fabi. Fabio. E allora Fabio ha detto, non hai niente, ti metti questa. Va bene. Cioè, va bene questa. Questo è il segno, il suo, e lui dice, mettila. Grazie, ti ringrazio. Spiegagli se tu conosci meglio l'inglese di me. No, io sono italiano. Ah, sei italiano, hai capito quello che ho detto? Sì. Ho capito che un segno questo, che se io ti dico... Infatti io ho cantato una... ho cantato una canzone che canterò anche adesso, che è un segno anche quello, una vecchia canzone che dice, spero di attaccare abbastanza bassa, che dice: ragazzo che sorridi non avverrà mai più, che resti senza sole la nostra gioventù, il mondo di domani paura non avrà, ed una mano bianca la nera stringerà. Spezzati cuore mio, ma solo per amore, spezzati cuore mio, ma solo per pietà. Compagni abbracciami, dovunque sei abbracciami, se sete un giorno avrai, la mia acqua ti darò. E questa canzone ho cantato là, questo è il segno, tu l'hai dato, perché io non mi coprivo, e questa era la mia. Okay. La trasformazione di tua vita, prendi la mia maglia. Di essere venuta con due, con Walter, che è del mio laboratorio di teatro, e Liano, che è anche del laboratorio, e deve arrivare anche Mario, la ragazza che è del laboratorio. E questo è il gruppo del teatro. E poi tutti andiamo a Livorno. E il prossimo che è del laboratorio. Il direttore del manicomio Dernini. È importante. Vabbè, mi sono spinato. E io adesso dopo te lo faccio. L'hai messo lì? Te l'ho messo nella tasca. Ecco qua, il cobra. Dai.
breve di molto vestirci. Noi possiamo, se vogliamo, tutta l'estate vestire così, ma sai che là vestono così e hanno questi larghi molto bravi. Non so che cos'altro cantate, io dicevo anche dei versi di Sengon. Anche per la tua pubblicità, e tutto questo pubblicità.
la sua attività dagli 89 e sono il direttore 89 400 MHz per una base di carte centrali. I would do that. You would? Oh, good. So I want to hear.
On camera. Thank you.
prendere una Coca-Cola. Ah, senti, sì. Come fai a riprendere... L'hai visto, Carlo? Che sono più belli. Vediamo l'occhio. Forse è meglio spiegare che cos'è esattamente. Dai, no. Spiegaci. Il meridiano passa qui, ma tu non la vedi qua. Il meridiano di Roma entra qui. Sì. Passa attraverso la persona, mettiti a guardare e va attraverso il proprio occhio all'infinito. Ritorna su se stesso. Questa qui è la continuazione. Ognuno diventa vettore di se stesso. In questo cannocchiale si chiude l'infinito. Perché da dove parte l'immagine così ritorna. Vatti a vedere. Dove devo stringere qua? E là. Anna, giovani, siete qual è? Adesso questo? Quando è non c'è problema. No, il logo. Tieni, 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 l'hai. L'hai capito la cosa? Sì, sì, adesso. Sì. Cioè, andiamo a bere. Andiamo a bere. Sì, sì. Ciao. Ciao. Io scendo adesso e dopo vado a bere. Ciao. Ciao. Prendi Eliano anche. Prendi il viso di Eliano, che è un viso molto... Perché lo sono molto più giovane ad essere... No, che è un viso molto Oh, can you see? Okay. No, have you looked through the... Thank you.
po' la storia di me. E Mario ha detto non aspetta a no, è venuto giù, ha guardato un po' così, ma è un po' voglio dire. Sì, ma è giusto così, non era preparato. Certo, è così. Perché se io pensassi che il suo stato di sicurezza... Forse imparerà, forse non imparerà mai. Forse non imparerà. Però bisogna che corriamo questi rischi. Certo, forse non imparerà mai. Forse imparerà. Forse imparerà. Forse imparerà meglio di là. Forse non imparerà questa volta, imparerà un'altra. Ma non è... Allora, la seconda domanda che lui mi ha fatto, siccome viene da lei, mi ha detto, posso un po' venire con me la mia ragazza? No, diamine, senz'altro, non c'è problema. Però, questo di venire qua dentro e la persona non sa bene che cosa è, mette in imbarazzo e a disagio la maggior parte delle persone. Perché le persone non sono abituate a fare questo, a pensare da sé. In genere sono con quello direbbe Socrate. E non è forse uno scopo quello di incontrare qualcuno. Sì, sì, grazie. So far away, it leaves an empty banner of smoke far behind in the air. It comes in, and the morning comes in with it, and on the river. Here, there, maritime life awakens, sails are hoisted, tugboats approach, small boats hover behind vessels tied up at the dock. A vague breeze rises. But my soul belongs with what I see least, with the approaching steamer, because it belongs with distance and with the morning, with the sea-going sense of this moment, with the sad sweetness rising in me like nausea, like the beginning of wanting to vomit, but spiritually. I observe the far-off steamer with great independence of spirit
and in me a flywheel starts spinning lightly. The steamers arriving along the sandbar in the morning bring along into view the sad, happy mystery of arrivals and departures. Bring memories of faraway docks and other moments, other customs of common humanity in other places. All the hauling in and sailing off of ships, and this I feel in me like my own blood. It is unconsciously symbolic, terribly potentious, with metaphysical implication that painfully dredge up in me the man I once was. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ascensionis Mysterium. Iesus Celos ad Patris Gloriam ascendit. Pater Noster qui es in Celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat Regnum Tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et infidiamus de vita nostra, sicut et nos dimittimus de nobis nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a mortem. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis. Amen. Benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Iniziata al Meta Teatro, un viaggio che ci ha permesso Dernini verso l'arte, abbiamo attraversato il limite della possibilità tecnologica e scientifica della velocità di 200.000 km al secondo, superandola, cioè facendo nello stesso attimo l'incontro con se stessi. Adesso abbiamo fatto in modo che la Pianeta è verta sul criterio armonico dell'Occidente, che si basa su Pitagora, su 3, 1, 2, 3, pitagorico,
su queste cose abbiamo costruito la nostra civiltà arrivata al computer, che effettivamente sul calcolo dinamico si basa sull'impero. Questa è la continuazione del viaggio, che poi continueremo verso l'infinito quando tutto quanto sarà costruito su questo concetto occidentale. Adesso questa è una cosa usciamo adesso da quest'altra parte conoscendo le possibilità dove ci ha portato questo nostro viaggio e dove ci farà proseguire. Willem Brugman, Sandro Dernini,
si dicono ogni riparo sopravvento fa braccia sul momento. Poesia. Buonaccia, tranquillità e vita. Calma mattina e passeggera. Buonaccia lunga e noiosa. Affronta con una sesta spaccata. Thank you.
Is this an open forum now? Yeah. What are we talking about? Go ahead. Well, on one of my travels, I understood from South American Indians that the past is something that you shouldn't mention. That each one of us should be careful what he does with his steps on the earth. Maybe that this will say that we also have to look after our past
the smallest possible chip that we can find. A registration of the names shows who were participating throughout the period of years. A registration with cameras and the montage and editing process of all these different voices and images can come to a collage which might explain the history that is past. The thing which is most important now is how to find a continuation. As a Dutchman, I was raised in the idea that the cradle of civilization was in the Mediterranean. But since Christopher Columbus crossed the sea, there is an Atlantic cradle which brings together the black man, the red man, and the white man. By having an amalgamating kind of a process in which each one will have to lose his identity in order to find another identity, we sort of have 2 years to prepare ourselves in order to be ready in 1992 as an artist and a scientist in the first person to try and accomplish, as far as each one of us can, the trip, let's say, from Amsterdam to Barcelona, from Barcelona to Genoa, from Genoa to Sardinia, from Sardinia to Senegal, from Senegal to Curaçao, from Curaçao to Miami, from Miami to New York, from New York I go back to Amsterdam. I hope to see most of you again in 1992. Christopher Columbus, universal, mythological travel across the Atlantic Ocean, not by sea, but in the electric sea. Plexus is about communication. The biological plexus talks about nerve endings starting in one place, opening up into many places, and co-joining at times, and opening up and joining again. I think that what we need to look at is how we as artists can do that. And as we're standing here in Rome, since we already have a registration, what that registration needs to be a document that everybody gets. And in that document, that mailing list, everyone will be able to communicate with everyone else on a one-to-one. I am going to be in Atlanta in the fall. And I'm looking to open a Plexus network in Atlanta and communicate directly to other Plexus networks as they develop across the world without having to run through one center. So it's about opening up. So what I'm looking for is a network and a mailing list as I get artists from Atlanta and everywhere else in the states where I am to be able to communicate with artists here on an international level. Gracias. I've been thinking about what the issues are, and I think that, as like Arturo said, like everyone's saying, that I guess the communication is the essential problem for us to open up the lines, and we're trying to do something that's new. We're trying to open ourselves up, we're trying to open up politically, socially, economically, on every front. And I think that communication is the key, and I was hoping that Plexus could form a journal, and a journal of communications, arts, drawings, poetry, performance, and it could be published, it could be on, I guess, computers as well. Most of us have computers. I've invested thousands of dollars in a very advanced computer system, and this could be could be sent on cards, computerized cards, and I think this is really important that we begin this now. That there's writing, there's issues that we can air in a front. Because often, because of jobs of artistic and professional problems that we all face, we cannot meet in forums such as this. Whereas if we had a magazine, I think that's something that would be very helpful for us. So that's one thing I think is really important. I'd like to, if anyone wants to speak to me about that, I'd be happy to talk to anyone about it. Okay, thank you.
Beh, io penso che la strategia fondamentale, no? per un movimento di artisti in prima persona intanto abbia come necessità fondamentale la necessità della comunicazione e come condizione è che il viaggio continui. Non c'è altra, secondo me, altra soluzione. Però continuare il viaggio che significa? Io penso che se ognuno di noi pensa di viaggiare e si pensa in viaggio da solo, no? Oppure si pensa in viaggio in compagnia, non è la stessa cosa, no? Sono due cose diverse. Gli artisti in prima persona in genere, diciamo, sono persone e personaggi che sanno anche viaggiare da soli, no? È necessario, devono imparare a viaggiare insieme se vogliono viaggiare insieme. Per fare questo, secondo me, è necessario sviluppare al massimo la comunicazione, trovare una possibilità di linguaggio, di alfabeto, anche comune, se non altro come riferimenti di tendenza verso la vita, diciamo. E penso che se questo ci fosse, realmente, molti problemi sarebbero risolti. Penso che questa è un po' la strada. For those who don't understand, they have some no computer, those, maybe someone could like just translate a little bit. I don't understand. Yeah. No, dimenticatelo. Qualcuno da solo. Dimenticatelo. Dicevi parlare della strategia, ma lui aveva detto, no? Dice qual è la strategia. Lui pensa al discorso, voglio dire, un discorso sociale, no? Un discorso che dice del gruppo del viaggio, insieme con qualcuno. Ma perché lui in inglese a lui. Ah, già, è vero. Quindi lui l'aveva detto. He said that the best way to do is something like a community. Yeah. I mean, the project has to be people in the, you know, like a trip, when you get a trip, yeah, with someone together. Right. Something like that. I didn't understand that. Oh, well, I got a little bit of it. I think that helps, yeah. It, yeah, helps clarify it. Signori, un attimo, sono venuto qui con il mio amico Geronimo per testimoniare che stiamo viaggiando. Un attimo di attenzione. La testimonianza che noi stiamo viaggiando adesso, io e il mio amico Geronimo, è il fatto che lui adesso autentificherà tutto quello che c'è scritto sul viaggio più importante, il viaggio di Cristoforo Colombo. Io non mi sono mai mosso da Roma, ma sto viaggiando moltissimo. E la testimonianza è che Geronimo timbra qui, avanti, autentico. Lui adesso farà una dichiarazione sul viaggio e sul nostro incontro. Timbra tutto benissimo, guardate, lui sta timbrando, timbra anche qui. Questa è la sua immagine e il suo scritto sulla camicia. Timbra, un attimo di pazienza, arriviamo a tutto. Timbra. Sta autentificando il viaggio, tutto. Doppio timbro, Plexus stamp, il canale ufficiale del Plexus anche, doppio stampo, tre stampi, okay, tre stampi. Un timbro qua. No, you do Frank, never give it up a stamp, you remember about the, yes, Plexus, keep it a stamp. Need another one of a Plexus. Timbrate tutti, okay. È la testimonianza del viaggio. On the rubber stamp. Yes. Qua, timbrate qui, timbrate. Facciamoci questo viaggio con i timbri, signori. Avanti. Timbrate! Fatevi timbrare perché è il momento esatto! Esatto. È il momento di testimonianza che stiamo viaggiando! Cazzo!
Timbra. 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 Also on the map. On the big post. Timbra e signature. Like in the registration. In the registration book. 2 days just to register 49 people. The last start is here. Finito. Great. Now I want to put to that that the this must be the festival of the burial. And this must be the festival of the enterramento. Take the and then it is it will become the festival of a new birth. Avanti! Daglielo a Frank. Aerobic dancing here, but the activity of ascending
assembling or putting up the show, getting together many people to work, at times it's not very harmonious, at times we conflict with one another, at times we get to the point of exchanging blows. That's a typical type of exercise that is not organized, but exercise that is very creative. Then if we think of us, those of us who are here, we know what we stand for, we know that we are working for ourselves, and also we know that without us, it could not never have happened. Then the last word, service. Even though we are trying to organize to do things here for ourselves, we are preparing for the future. You know, this is what I feel all of them stand for, Plexus. Thank you. Yeah, I want to put my signature on. Thank you. Okay. Io voglio cantare una canzone per un artista che non c'è, e diciamo che non c'è più, e penso che sia qui, e si chiama Leto Fratelli. È una canzone di Teodorakis. Per te canterò, se tu non puoi cantare, i sogni tuoi ripeterò, la luce del mattino, di te parlerò, con gente nella strada, così nel mondo tu vivrai e non sarai più solo. Vieni a prendere il tuo momento alla camera. Io vado un attimo a parlare, che vediamo di fare un attimo, riprendere le file. Allora, group shooter, the last call for the last photo. We started with a group shooter in Roma, in Goree, in Amsterdam. This is the right time to come over all together with the music, and we will prepare, you know, the last a good music, that they make all us come together. Rosso o lo standby? Alright, so I invite everybody to enjoy the stage, to take the last photo before this show is closed. It's at 9:30, everybody that like to have this photo on this manifesto, and if someone didn't put it yet, their signature. Okay, questa pista, che speriamo, abbiamo preparato tanto per questo, per avere, diciamo, a Plexus. A Plexus, cioè a voi, e poi voi le potete inviare a chi voi volete, per forza arriveranno le piccate, anche queste spille della miscela neuragica, che la tribù, diciamo, degli santi ha costruito, che esiste un punto immaginario dei popoli e anche l'immaginario degli individui, perché le macchine, i calcolatori elettronici vengono alimentati, diciamo, con i capolavori dell'arte, come anche di Van Gogh, e per quello che poi alla fine costano 100 miliardi. Diciamo che le macchine vengono alimentate con la storia dell'umanità, e questo, diciamo, è il loro ciclo. Okay. Grazie. Ok, now we will take the let's come very close for the photo. Ti conviene anche a te. Cioè Carlo per la fotografia, non si deve chiamare questa persona. Chi è venuto, chi ha partecipato, no? Lynne. Perfetto, certo, non c'è. Allora. Fatici una foto. Mi fai sta foto? Non ci dire però. Devi sapere la bandiera. Non so, Che sei?
No, cioè, consiglia il fotografo, obiettivo in azione.